Ho portato i miei amici in un parco con delle scimmie. Nonostante loro avessero paura, li ho abbandonati là ed è successo il delirio. Fa un male cane. No, no, non ti devo ascoltare più. Ok, ma fermi, lasciate che vi spieghi da dove tutto è nato. Mentre eravamo in moto, li stavo portando in un parco molto famoso qui in Africa. Ma diciamo che abbiamo trovato dei piccoli problemi. Ma che casino si sta creando, brava. Come c***o guidano qui? Ciao bro, Jumbo. Frate, io vorrei solo arrivare vivo a casa in questo momento. Ci siamo persi nella giungla. Ma sono strade mortali ste cose. Cristo, ma come fai a passare da sta strada? No, fra, Ciao. Ma cosa sto facendo? Quella sto portando un tavolo in testa. Veloce di noi, vai in bicicletta. Vai. Gara? Bro, aspetta. Bro, Garetta. Fuori impazzito. Oddio. Ma che cazzo? Sta sorpassando tutti in moto. Oddio. Ma bro, ma c'è il cavalletto di fuori, bro. Ma che cazzo? Ha superato tutto. No, vabbè. In sostanza ci siamo persi e siamo stati un pomeriggio dispersi tra le strade e purtroppo non c'era neanche segnale. Non riusciamo a trovare. Oddio. Ragazzi, c'è una rana. Oh, una rana. Come una rana? Eccola. Ma che cazzo? Una rana, va avanti. Una rana. Vai, prendila. Adesso. Oh, oh, attento. Frate. Tutto ok. Tutto ok, no, Hakuna Matata, raga, non c'è problema. Attento. Tranquillo, bro, tutto sotto controllo. Vogliono veramente. Ma per fortuna dopo questa disavventura siamo riusciti a tornare a casa, anche se ho dovuto rimandare tutto questo al giorno dopo. Signori, buongiorno, oggi siamo in macchina e questa tizia stamattina si è fatta le treccine. Sono proprio belle. Crisi, ma tu mi devi spiegare ancora dove stiamo andando. Ragazzi, state calmi, so che ve lo volete sapere, non vi preoccupate. No, perché già ieri siamo andati in moto. Lo so. Non vorrei fare la stessa cosa. No, lo so. Ragazzi, tranquilli, adesso sono la strada, siamo in macchina, fidatevi di me, va bene? Crisi, dici dove stiamo andando. Ecco, dovete star calmi. Ma lei ci porta in un parco io. Ma no. Raga, non si fidano di me, cioè. Io spero soltanto per te, lo spero per te che non siano animali, bro. Sì. Ma insetti. Ma no, ragazzi, ma secondo voi? Cioè io mi porto dagli animali. Ma non ti azzardare. Non ti azzardare. Né deserto, né animali, niente, savana. No. Un animale mi attacca. No. Se no mi diventi pelato come un. Ma no. Perché devi mettere me in mezzo? Allora, voi ditemi solamente quali animali vi spaventano. Tutti. Giraffe, leoni, ippopotami. Scimmie, cavalli. No, se ci sono le scimmie io non vengo, eh. No, ma va, non ci sono le scimmie. Le scimmie tirano i capelli. No, ragazzi. Ma che cazzo? Però le scimmie no. Ma perché avete paura delle scimmie? No, vedi tu, magari mi buttano la rabbia con un morso, mi tirano i capelli, che sai, pensano che sia una banana vivente, ma stai scherzando, no. Ho detto, prima di partire qua in Africa, che non volevo aver contatto con le scimmie. Ma non andremo dalle scimmie. Andiamo dalle scimmie. No, allora, spero. Hai chiesto 200 scellini chissà per cosa, sicuramente per comprare le banane di sicuro, per farmi attaccare dalle scimmie. Guarda, sono sicuro al 100%. Ah, ok, ma no. No, perché io ti ho detto una cosa prima di partire, che non voglio avere niente a che fare con le scimmie. Quindi tu prendi una scimmia, l'affitto, la portiamo a casa. Ma cosa ti ho detto? Guarda, qua non stiamo andando. Ti ho detto. Qua non stiamo andando dalle scimmie. E perché vuoi prendere le banane per mangiartele? 20. Ti ho appena chiesto 20 banane. Ti ho appena chiesto. Ma sono per mangiarle. Allora, io ti ripeto, ti ho detto che se venivo in Africa non volevo scimmie, animali strani vicino a me. Oh, grazie mille. 20, vai, prendili. Asia, prendili. Thank you. Che ne prese? Avevo voglia di banane! Ma perché hai così tanta paura delle scimmie? Non capisco. Ma perché ti saltano addosso, poi la rabbia, prima mi hai raccontato che una è stata morsa da una mano e ha preso un'infezione, ci ha dovuto fare una puntura. Si è presa l'infezione! Ragazzi, tranquillizziamoci, ok? Sì, siamo arrivati. Su che posto siamo? Una foresta. No, adesso vi spiego, andate avanti ragazzi. Voi abbiate fede in me, ok? Okay. Non fatevi problemi, state tranquilli. Niente serpenti, leoni, No, niente di niente. Niente di niente. Ma perché le banane in mano? Hai detto che non c'erano scimmie. Tu stai tranquillo Luca, adesso tu tieni queste qua. Oddio. Tu mi hai detto che non c'erano scimmie. No, ragazzi. Non sono scimmie. Stai mantieni le promesse. Ragazzi. Non c'entro. Ragazzi, entriamo, fidatevi, Oddio. Cioè, io dovevo entrare su sto parco pieno di scimmie. Tu stai tranquillo, Asietta, che succede?
No, tu tieni una banana. No, tieni una banana. Prendi una banana in mano. Prendi una banana in mano, è un obbligo. Prendi una banana in mano. Prendi una banana. Prendi una banana. Ok. Sta roba. No. Oddio, oddio. Raga, aiutatelo. Aiutatelo. Io vado via, non posso. Aiutalo, aiutalo. Aiutalo. Aspetta, aspetta. Tieni ste banane. Tieni ste banane. Ho una scimmia addosso. Oddio, due. Ragazzi, c'è un problema di fondo. Allora, Luca, tieni un attimo ste banane. Adesso ti dico io come facciamo, eh. Aspetta. Oddio, oddio, oddio. Aspetta, aspetta. Oddio, mi vogliono inculare la banana. Oh, la banana. Ragazzi, mi sta mordendo. Oddio. Ho paura. Allora, ragazzi, non vi preoccupate, eh. Cammina, cammina leggermente. Oh, oddio. No, bravo, ragazzi. Vai su Asia, vai su Asia. Dai, Asia, dove vai? Vieni qua. Io ti do. Ehi, hey. Oh. No, 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 no. La panna. Ragazzi, in tutto questo io c'ho una scimmia sopra le mie spalle. Ah, ok, ora è scesa. Oh, bra, ragazzi, è scappato con le banane, bra. Sei scappato con la banana. No, ok. Bra, si sono in quelle banane. Ma delle bestie. Ragazzi, ragazzi, tenete le banane, raga. Perché? Aspetta, vieni un attimo, vieni un attimo, vieni un attimo. Ragazzi, c'è un problema. Asia non mi vuole più vedere perché c'ho una scimmia sopra di me. Dove stai andando? Vieni qua. Salvo, per piacere, Crazy, per piacere. Tieni ste banane. Levami sta scimmia. Levami ste banane, per piacere. Luca, io ho un problema più grosso del tuo. Io, scusa. Aspetta, la passo a te. Tieni, vai, vai. No, ma perché? Comunque, dovete prendere ste banane. Luca, ascolta. Noi ti lasciamo qua, ok? No, perché mi dovete lasciare qua? Fra, facciamo una cosa, ragazzi. Quante scimmie ho addosso? Una. Come una? Me ne sento. Oddio. Ragazzi, facciamo una cosa. Io vi lascio qua. Ci no, vediamo. Culo in faccia mi sta mettendo. Mi sto sentendo male, ok? Mi sta venendo da svenire. Ok, inizio a avere già cervicali, tutto di più, non ce la faccio, è troppo che svengo, vomito, sto. No, 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 no. Ragazzi, dovete capire che Asietta ha la fobia di qualsiasi animale. Cioè, in questo momento lei sta male, ti viene da vomitare? Ragazzi, allora, dato che vi sta bene, io vi saluto, vi lascio qua. Ragazzi, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Oh, raga, non fatemi mangiare, ok? Oddio, oddio, oddio. Asia, lasciami. Non possiamo continuare così. Lascia. Fra, ce ne dobbiamo andare. Oh, per piacere. Andiamo già via. Ragazzi, oh, davvero. Ragazzi, vi saluto. No, no, no. Occhio che ti morde. Luca, ti morde. Se non gliela dai, ti morde. Sì. Guarda che la scaravento via. Ti stavo picchiando. Andiamo via, ragazzi, andiamo via, basta. No, raga, ma dove andate? Ma ragazzi, tutti in panico. Cioè, sono in panico per delle semplici scimmie. Ma guardate quanto sono carine. Cioè, ragazzi, sono carinissime. Non fanno niente. Cioè, se non gli date la banana vi mordono, ma non fanno niente. Ragazzi, calma, ragazzi, no. No, no, ragazzi, un secondo. Aspetta. Stavolta l'hai fatta grossa. No, ma perché? Ragazzi, allora, tu mi hai promesso che non c'erano scimmie in Africa. Ragazzi, eccetera, e adesso mi porti su un parco pieno. Calmo. No, una scimmia mi ha anche mordo. Sto qua, fra. Oddio, e ti fa male? Sì che mi fa male, fra. Hai sgravato stamattina. No, è proprio sgravato perché tu, fra, ti ripeto, mi avevi detto che non c'erano scimmie. Ragazzi, allora, prima le banane. Ma tu volevi abbandonare me, là. Non volevi abbandonare loro, me. Perché tre, sono io quella che sta morendo, va bene? Non ce la faccio neanche a parlare. Possiamo andare. Aiuto! Che è successo? Oddio. Mi ha morso. Come ti ha morso? Come ti ha morso? Fa un male cane. No. No, non ti devo ascoltare più. Non ti devo ascoltare più, dai. Ragazzi, non ci credo. Aspetta, Luca, dove vai? Luca, bastardo. Non portarmi mezzo scimmie. No, aspetta, possiamo fare amicizia con le scimmie? No, ci te, che cazzo devo andarci io? Fra, fidati che se tu non ti spaventi. Dobbiamo andare all'ospedale? Ma che ospedale, no? Non lo so. Ragazzi, delirio più totale. I due si stanno abbracciando, ragazzi, perché hanno paura. Andiamo via, ti prego. Ragazzi, andiamo via. Ma tutti si stanno sentendo male. Cioè, sono le scimmie, sono così carine. Sei bastarda, che non sei altro. Vaffanculo, pezza di merda. Coglione. Di nuovo ti ha morso. L'ha morso di nuovo. Ma seriamente? Basta, sono stufo, veramente. Aia. Pure a te, fra. Pure a te, fra. No, vabbè. Andiamo via. Meglio un parco di serpenti. Che sai?
Se ne stanno andando tutti, ragazzi. Da io che dovevo abbandonare loro a loro che hanno abbandonato me. Ma ragazzi, non uscite! Non uscite!